Buonasera, ma buonasera ragazzi, non scannatevi in chat per il Milan, per il... cioè, non me ne frega un cazzo, ormai ho metabolizzato che il campionato l'abbiamo regalato a sti scarponi, quindi non è inutile che ci scanniamo ragazzi. Ha vinto il Milan? Ci sta che dopo tanti anni la Serie A la vincesse una squadra di basso livello, è giusto così,
È giusto così, ricordiamocelo, non è il Milan ad aver vinto lo scudetto, è l'Inter ad averlo perso. Ricordiamolo sempre, eh? No, perché poi magari i milanisti pensano, abbiamo vinto lo scudetto, no, no, voi avete, siete lì, siete primi, cioè GG, però siamo noi ad averlo perso, non voi ad averlo vinto, ricordiamocelo, ricordiamocelo. Vabbè, come state ragazzi, come state belli, come state, come state, come state? Come state oggi, belli? Stai zitto, l'abbiamo vinto noi, merde. Vabbè, grazie a Dio, io non sono una persona che per il calcio si fa il sangue amaro e la prendo molto con filosofia. Non, grazie a Dio, grazie a Dio. Non vi bannerò per degli sfottò sportivi, grazie a Dio. A me, non dico che non me ne frega un cazzo, però sono cose che accetto senza problemi, bru. Sono cose che accetto senza problemi. Grazie, Mimma, apri il Prime. Benvenuto, cucciolo. Ma grazie, grazie, ma grazie, grazie. Ragazzi, mi si sono rotte le cuffie. Mi si sono rotte le cuffie, non sento più niente. Non sento più niente. Mi si sono rotte le cuffie, raga. Porco Dio. Voglio andare a comprare delle nuove cuffie. Siete la merda di Milano. Vabbè, senza piangere, però, bru. Cioè, avete vinto, GG. Cioè, non c'è bisogno di dire siete la merda, bru. Cioè, quando al massimo vinciamo, cioè, nel senso, bru. Vabbè. La gente comunque col calcio, ragazzi, diventa. Cioè, diventa peggio di me con la ludopatia, eh. E ce ne vuole per diventare peggio di me mentre gioco. E quindi le tieni per bellezza? No, le Diablos. Sento, ma sento bassissimo, non so per quale cazzo di motivo. Però vabbè, però vabbè, però vabbè. Ma cazzo te ne frega, bro, guadagni 20k al mese. Non è vero, Febius, non è vero, non farmi i conti in tasca, bro. Non farmi i tuoi conti. Chi è che hanno eliminato il messaggio? Dai, ma è possibile che bisogna già eliminare il messaggio? Ma stai zitto, finiscila di giocare con i soldi di Papi. Ma che cazzo? Stai zitto, stai zitto. Non dire i nomi dei miei, ma che cazzo fai? Dai di là. Tutti come si chiamano i tuoi. Giochi con i soldi del papi. Questa mi mancava, raga. Cioè, vi giuro, raga, tra tutte le cose che mi hanno detto, ludopatico di merda, non dai valore ai soldi, tutte le cose che potevano essere anche giuste, molte di queste, porco Dio, il fatto che mi dicano che giochi con i soldi del papi mi fa ridere. Cioè, ragazzi, gioco con i vostri soldi! Non è vero, cioè, sì. Però... In che senso ci sono le Ci sono le casse? casse? Cosa significa ci sono le casse, Nivek? Cosa significa Nivecco? Cosa significa Nivecco? Con i soldi dei vostri papi? Esatto, ragazzi, con i soldi dei vostri. Se hai le casse nel PC, penso, no? Non ci... Ma sento, ragazzi, sento bene. Cioè, sento bene, cioè, nel senso, se mi giro, sento, però sento di meno rispetto al solito. Mi sono un po' rotte, penso, non lo so. Oh, un altro sub, palese. Grazie King per il Prime, benvenuto cucciolo. Ormai sono abituato, quando vedo l'hype train partire nella chat capisco che sta arrivando una sabbettina. Grazie cucciolo, benvenuto. Grazie, grazie. Come stai? Ma sto un po' di merda oggi, ragazzi, sincero, sto un po'... Mi sono svegliato che facevo veramente schifo, tutto gonfio, tutto merdoso come al solito. Non lo so, ragazzi, non lo so, non lo so, non lo so. O sei un po' sordo. Minchia, potrebbe essere che sono diventato sordo. Effettivamente sento meno del so. Dai, vieni qua. No, Gabriele, non mi disturbare, sto facendo una cosa. Ah, non mi disturbare, scusami, Dalila. Stai facendo le tue cose, scusami. Dici sempre che t'annoi tanto in questa casa, eh? Ma sì, ma Rubino stava scherzando. Ma Rubino stava scherzando, Dani. Ma secondo te lo diceva sul serio, bro? Secondo
lo diceva sul serio lo prendevo e me lo compravo, me lo mettevo qua nella teca della rana. Se ti lavassi, magari mi sono lavato, raga, ma che cazzo volete? Mi sono lavato, porco Diaz, mi sono lavato, ma sempre a dire che non mi lavo. Mi sono lavato, cazzo. Mi sono lavato, cazzo, porco Dio. Ma che cazzo? No, Crazy, non scrivere certe porcherie, bro. Ma oggi Crazy è on fire. Oggi Crazy non c'è un messaggio che scriva che viene eliminato dai moderatori. Ma che succede? Crazy, perché tutta questa rabbia e frustrazione oggi? Vabbè. Crazy in tilt, non me ne frega un cazzo per adesso. Giochi con i soldi. No, ma perché hai eliminato il messaggio da Alec? Volevo leggerlo, aspetta, lo leggo. Giochi con i soldi di tua nonna, bastardo. Giochi con i soldi di tua nonna, bastardo. Ok. Ho capito il livello del. No, hai fatto bene, infatti, hai fatto bene da Alec. La reazione. Lo so, Igor, lo so, cazzo. Devo assumere uno stile di vita più sano, bro. Devo assumere uno stile di vita più sano, bro. Ci avete ragione. Ma anche gli uccelli ti sei preso? Sì, ragazzi, anche gli uccellini. Cioè, Abbassa un attimo. devo abbassare la voce. Ma che numero Sono fuori gli uccellini, è? amo. Che uccello è? Scusa, ma Sarà un ermellino. Madonna, è un classico ermellino, mo. Ma devo dirtele io ste cose. Già ce ne abbiamo uno gigante di uccello in casa che già facciamo fatica a tenere a bada. Visto che sta sempre, ha sempre voglia di volare. Dai, dai, la devi ridere Gab, questa perché ti cazzo. sfrattano? Grazie, sano gallina per i 5 mesi, bentornato cucciolo, perché mi sfrattano? Se segui le mie stream forse dovresti già saperlo. Giochi con i soldi di tua nonna bastardo. Ragazzi, oggi c'è una nuova accusa da parte vostra verso il gabbro. Nuova accusa verso il gabbrone. Nuova live per il Cerbero Podcast domani. Il gabbrone gioca con i soldi dei suoi familiari, vergogna. Ha portato nel tunnel anche le persone a cui voleva bene. Che schifo. Vergogna per il gabrone. 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 Vergogna. Grazie Paolo. Gabrone vergogna. Gabrone vergogna. Esatto. Grazie Paolo. Bentornato. Vergogna per il gabrone, vergogna! Vergogna! Grazie. Cazzo, grazie Kazuyaxi per il Prime. Benvenuto, cucciolo. Pioli is on fire. No, non è che Pioli is on fire, è Inzaghi on cenere, bru. È Inzaghi che è on cenere, bru. Pioli non è mai stato on fire. Io lo dico, lo ripeto, non, niente contro i milanisti, né grande ve lo meritate. Perché? Perché è stata l'Inter a perderla questo campionato. Non è stato il Milan a vincerlo, è stato l'Inter a perderlo. Pochi cazzi. Grazie Sam Cucina per l'abbonamento, benvenuto cucciolo. Grazie per aver convertito il tuo Prime in una sub di livello 1. Ti ringrazio, bro. Non vuoi più usare il Prime sul mio canale? Va bene, paghi, mi piace questa cosa, mi piace questa cosa. No, Blessed, non prendo psicofarmaci, non capisco perché questa domanda me la continui a spammare in ogni live, sempre tu, Blessed, soltanto tu. Non prendo psicofarmaci, mai li ho presi. No, una volta forse sì. Non mi ricordo, forse sì, ho preso uno Xanax in vita mia, sicuro. Ma non mi... No, sì, l'ho presi, però non li prendo, non mi piacciono, non prendete quelle merde. No, non prendete psicofarmaci. Non prendete psicofarmaci. Assolutamente no. Ma nessuno prendete droghe in giro. Non prendete niente, ragazzi. Ubriacatevi un po' il sabato sera e basta. Sto un po' arrapato. Ci sta, ste. Ci sta, bro. Ci sta, bro.
Gabri, sta facendo un video edit per il Reddit, ma il mio PC fa cacare ed è crashato il programma. Se vuoi contribuire a migliorare la mia postazione, se devo fare una donazione per beneficenza. Ma come, crazy? Ieri mi sono drogato di brutto, ma non dire ste cose, blessed. Stai zitto, bro. Stai zitto, Blu. Che cazzo dici? Grazie, Lele. Per il Prime. Benvenuto, cucciolo. Grazie anche a Marco Antoz per il Prime. Ma quanti bei Prime a inizio live. Cazzo. Cazzo. Ma io mi viene il cazzo duro con questi Prime. Mi viene il cazzo duro con questi Prime. Grazie, cuccioli. Grazie, Marco. Benvenuto. Un bacio, eh. Un bacio. Un bacio grande. Un bacio grande a tutti voi sfortunati ragazzi che avete deciso, che avete preso la insana scelta di regalare il vostro premio al Gabrone. Grazie, grazie. Faccio vedere il coniglietto. Ma che è? Devo farvelo vedere ogni giorno per sapere se sta vivo, ragazzi. Cazzo, è lì, è vivo, sta bene. Perché devo farvi vedere ogni cazzo di giorno sto cazzo di coniglio? Che cazzo è? Sono io lo streamer o è il coniglio lo streamer? Eh? Sono io lo streamer qua o è il coniglio la vostra star? No, non creare il profilo al coniglio. Sì, No. amore, ci inviano tutte le cose carine Non che adesso, lo trova. creiamo domani e poi lo spingiamo domani. Va bene. Non adesso. Aspetta, chiedi se lo vogliono. Lo volete il profilo del coniglio? Ma che cosa è il profilo del... Ah, così, guarda, amore, è una tecnica di marketing che tutti fanno, così a 10.000 follower ci inviano le cose gratis. Ho 10.000 follower, vendo l'account a Ma 100 cosa ne euro. sai tu di calcio? Se non fosse per i punti rubati, dovremmo essere a più 6. Sì, vedi Va che bene, coglione. Pick Luke, ma sì, ma io non me ne frega un cazzo, bro. Non sto qua a piangere per il calcio né a farmi il sangue amaro per il calcio. Vai tranquillo, Pick Luke, non siamo su un canale di questo tipo, bro. Sono un tifoso, ma... Comunque Un assurdo. tifoso, rispetto. Il Milan vincerà il campionato, rispetto, giusto così. Siamo stati noi coglionazzi che abbiamo fatto cagare, abbiamo buttato via punti con squadrette di merda come ogni anno. Solo che quest'anno è stato decisivo ed è stato fatale per perdere lo scudetto contro sti scarponi del Milan. Amen. E che cosa devo fare? Amen. Amen. Non Comunque. penso che piangerò come quando ho raccontato della mia ludopatia. Non penso succederà questo. Bella Righi! Bella Gab. Grazie, cucciolo. Bentornato. Grazie dei 4 mesi. Comunque Bella, posso bro. dire che è assurdo di come tu tutto il giorno soffra di mutismo selettivo e poi fai su avvia la diretta e inizi a parlare a macchine, ma è una roba assurda. Ti vedo che fai giocare il Sei un coniglio alla cringe Money Train, questo. buffone, buffone, buffone Dalila. Se fai un Cazzo profilo dici, al Dalila? coniglio, chiamo la Semplicemente cosa protezione devo parlare di animale. te con tutto il giorno? Cioè, parliamo se viviamo insieme, cosa dobbiamo parlare di cazzate tutto il giorno? Ci diamo due carezze, due bacine, due coccole, facciamo due chiacchiere e poi stop. Cioè, qua con loro io devo, con loro, cioè, Bru, tu mi dai il pane, no? Tu me lo togli il pane, loro me lo danno. Un'osservazione. Stai calmo, non mi guardare Cazzo. così. Loro mi danno il pane, è ovvio che io con loro debba stare qua tutto il tempo a parlare. Cosa devo fare? Devo stare in stream? Ma no, infatti mica sto dicendo il contrario, sto dicendo che è bello vederti proprio mutare, cambiare, capisci? È fantastico di come il giorno mutismo selettivo e la sera Ma cosa significa mutismo selettivo? Dalila, ma che cazzo stai dicendo? Ma che cazzo stai dicendo? È Buongiorno, ovvio, Lucrezia, vivo. ci Cioè, non è che cazzo, sei in blu? viviamo insieme. Porco Dio, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo parlare devo stare tutto il giorno a parlare con una Non riesci a macchinetta? comunicare Ma non ha parlando? senso il tuo discorso, No, Dalila. invece ha Non ha senso. senso, no, perché se esco con degli amici sono uguale così a parlare, porco Dio. Ma che cazzo di ragionamento è? Eh no, che con me ti vedo spento, capito? Ah, con me mi vedi spento? Stai dando le parole tue prima. Vabbè, grazie Lotus, scusami Lotus, non ti ho scammato, bro. Grazie Lotus per i 3 mesi, bentornato, cucciolo. Devo iniziare a prendermi dei psicofarmaci. Sbatti Ti manca solo questo. la fuoricata, stai esagerando. Sì, ma l'ho viziata troppo, Dadila. Non va bene. Che cazzo? Cioè, cosa devo mettermi a parlare tutto? Cioè, grazie al cazzo che parlo in stream, porco Dio, vado in stream e Madonna, parliamo. ma stai tranquillo, cazzo, non mettiti a giocare che sei un po' nervoso, dai, così ti calmi, ma stai tranquillo, ma respira, non Mamma, ma io piangere. sono fatto così, tu non sei fatta Ma così. non piangere, Vedi, dai. adesso te la prendi, sei nervoso. Dai, Adesso si dai, innervosisce la cucciola. respira. Innervosisciti, dai, ma che cazzo vuoi? Ma dai, non vai a innervosirti, va, dai. Porco Dio, va.
Perché non fai storie su Insta con Bruno? Nick, ma perché Bruno non è una rana che può uscire dalla gabbia? Non posso maneggiarla troppo, sinceramente. Cioè, già vedo che sta mezza morendo, porco Diaz. Devo cercare di tenerla lì tranquilla, fargli fare i cazzi suoi, farla dormire, farla mangiare. Sta cazzo di rana. Fa schifo, cazzo. No, non è vero. Povera rana. Povera rana. Mi ha tratto benissimo la mia ragazza, però se ne esce con ste robe che non hanno né senso, porco Diaz. Cioè, boh. Bru, è normale, Dio cane. Cioè, cosa devo fare? Devo stare 8 ore con Dalila ogni giorno a parlare? E a fare il ludopatico? Poi, ovvio, Dio cane, inizio la stream e si parla. No? Inizio la stream e si fanno due chiacchiere. Cosa devo fare? Qua a grattarmi le palle, a scorreggiare? Per quello lo faccio in maratona. In maratona mi gratto le palle e scorreggio. Come anche Gennarone. Ed è giusto così, Bruno, perché siamo in maratona e ci grattiamo le palle. Ma adesso che stiamo in stream Ciao non Gab, maratona, basta grattare il parliamo. sottopalle. Oggi ho Beh, oddio, sbancato posso anche tutte. scorreggiare. Salutami Dalia e basta litigare. Datevi un bacino. 74 quadrilioni 747 triliardi 474 trilioni. Grazie, goodbye It per i 2 mesi, bentornato cucciolo. Bentornato cucciolo. Che sbocco fra. Ah ragazzi, è natura, oh. Voi non scorreggiate? Voi non scorreggiate, è natura, cazzo. È giusto così, io non mi vergogno di quello che sono. Io sono un essere umano, sono un Homo sapiens sapiens. Un Homo sapiens sapiens scorreggia, rutta, mangia, caga, piscia, fa l'amore. Si riproduce, picchia. No, picchia no. Però siamo scimmie. E io sono fiero di essere una scimmia. Io sono fiero di essere una Bertuccia. Era una scoreggia fake. No, era l'unica scoreggia che mi poteva uscire dal mio culo in questo momento. Ti sembrerò strano, ma ho scorreggiato nel tuo stesso momento. No, bro, ma non mi sembri per niente strano, anzi. Anzi. Scureggia con soldi fake. Eccola qua. Ah, questo no. Ieri sera mi hanno buttato fuori da un locale aperto perché ho chiesto una bottiglia costosa e avevo soldi e ho risposto sto nel Luxury Bruno. Ma come, bro? E ti hanno buttato fuori. Ma non ha senso. Gab mi ha schiamato il Prime. No, Muri, devi uscire e rientrare da Twitch, così puoi ricondividere la resub e viene fuori l'abbonamento, raga, ve lo dico sempre. Non vi scammo un cazzo. Siete voi che dovete uscire, rientrare da Twitch e ricondividere la resub. Non preoccupatevi, signori miei, non preoccupatevi, non preoccupatevi. Non preoccupatevi. A me hanno portato fuori da un locale perché ho chiesto di Rubino. Ma che sì. Va bene, salvo. Va bene, cuccio. Oh! Basta, Crazy, la smetti di scrivere puttanate, bro. Gabe, sei un ludo. Grazie, I'm rebag. Ciao Ludo, ciao mio Sì, Bruno. sono un ludo, bro. Mi hai Grazie di chiamato 2 mesi, prima che bentornato, cucciolo, accedi. bentornato. Bentornato, bentornato, bentornato. Ma voi sentite bene gli alert, vero ragazzi? Li sentite bene gli alert, ragazzi? Un po' basso, ma sì, no? Si sentono di merda. Ma come? Sì, raga, li sentite bene, cazzo, non dite cazzate. Cioè, non devono sentirsi troppo, cazzo, grazie al cazzo. Cioè, devono sentirsi meno della mia voce. Però si sentono, cazzo. Perché se si sentono meglio i grilli, non lo metto in dubbio. Bravo, Muri, vedi? Vedi che spiegando e facendo le cose con calma. Arriva ovunque. Grazie Muri per i 3 mesi. Bentornato, cucciolo. Bentornato, cucciolo. Attenta Dalila, gli si vede la mutanda. Vabbè, a me è una mutanda, bro. Guardala. Guardala, vedi, questa è la mia, bro. Questa
Questa è la mia, c'è scritto Felixman, bro. Gab, scusa la domanda, ma sono dimagrito 90 kg e finalmente sono a posto di peso, ma mi vedo ancora grasso e la gente intorno a me non fa altro che farmelo notare. Consigli per questa situazione? Grazie Michael per i 2 mesi. Guarda Michael, allora, già se sei dimagrito, nel senso già se hai capito che magari per te era un disagio essere troppo in sovrappeso e ti sei mosso per migliorare la situazione, è già tanto Michael. Poi se i tuoi amici non fanno altro che farti notare che sei ancora un po' in sovrappeso senza magari farti complimenti magari sul tuo blow up o sul fatto che tu stia cercando di cambiare, ci stia riuscendo e ti stia cercando di migliorare, sono dei pezzi di merda, fatelo dire bro. Esatto, anch'io cambierei amici Pancreas, anch'io cambierei amici, porco Dio, cioè che cazzo è, Dio cane, bru. Cioè, diglielo, tiragli 2 schiaffoni, la prossima che ti dice, Bruma, sei ancora un po' in sovrappeso, quando pensi di perdere ancora gli altri 10 kg in eccesso? Tiragli uno schiaffone in faccia, fagli sentire i 10 kg in eccesso, bro. Così vedrai che magari la smette. Sono solo onesti. No, Parpol, perché porco Dio, se uno sta cercando di migliorarsi, bro, e al posto che da supportarlo e dargli manforte, fargli magari anche i complimenti, porco Dio, perché sta cercando di migliorarsi, ci sta riuscendo pian piano, porco Dio, se nel percorso la gente gli viene a rompere il cazzo e lo va ancora a denigrare, cioè non a denigrare, ma a fargli notare che sei un po' sovrappeso, porco Dio, e che cazzo, siete scemi allora? Cioè, c'è degli amici di merda, diglielo, siete degli amici di merda. Ieri, la prossima volta che te lo fanno notare, ti fermi lì, porco Dio, e gli dici, siete degli amici di merda, ok? Porco Dio. E li mandi a fanculo. Ti prendi un bel secchio di acido muriatico. No, non è vero, sto scherzando, non è vero. Non è vero, non fare niente, bro. Grazie, Marek, per l'abbonamento. Benvenuto, cucciolo. Non è vero. Però, cazzo, sono degli infami. Non ci si comporta così, grazie Michael. Oramai sono sottopeso, dono quasi all'anoressia per colpa mia e loro, ma non sento altro che difetti. Ma come sei sottopeso? Michael, scherzi, bro? Stai trollando o sei serio? Stai trollando o sei serio? Ma se prendi sempre in giro te per il suo peso. Ah, giusto, è vero, sono ritardato, giusto, bro. Mi sono dimenticato di sta cosa, mi sono dimenticato di sta cosa. Vabbè. Hai messo il pannolino al cane? No, Dali l'ha voluto mettere il pannolino al coniglio, non so perché. Non so per quale motivo. No, mettiamo un po' più piccolo la chat, così. Ecco qua. Aspetterai me e quando sarà maltempo. Se fate la ricetta, bravo, bravo Pastina, bravo Pastina, bravo Pastina.